certa, dobbiamo prestare attenzione ai pupazzi. Vera, i pupazzi sono scomparsi. Cosa? Prima di iniziare con il video, iscrivetevi al canale se anche voi non avete paura dei mostri. Sì, esatto, noi non abbiamo paura di nessuno. Ciao a tutti, Vitto Family, io sono Vittorio e lei è Vera. Vera, ma cosa stai facendo? Niente, sono strafelice di iniziare il video oggi. Sono carichissima, salto di qua, salto di là, sì. Ah, vedo che sei più carica del solito oggi. Sì, sì, non vedo l'ora di iniziare con il video. Brava, questo è lo spirito giusto. Vittorio, hai un'aria appetitosa oggi. Vera, sei impazzita. Sì. La mia mano. Un bacetto. Salto giù e adesso salto su, là là. Vera, ti senti bene stamattina? Mai stata meglio, scommetto che ti posso battere una gara di velocità. Ok, d'accordo. Pronti per la partenza, via! Sì, fatti la parte, ecco. La 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 la, sono più veloce. Ma come fai, sei diventata super veloce? Cosa hai mangiato? Io mangio le super crocche. Salve, l'ultimo che arriva sul divano è una patata. No, che... ce l'ho fatta! Non è possibile, mi hai battuto anche oggi! Sì, evviva, ce l'ho fatta, ho battuto Vittorio anche stamattina. La 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 la, vado avanti, indietro, indietro e avanti. Sì, sono impazzita. La 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 la. Dobbiamo trovare il tesoro. È vero. Vitto Family, adesso che Vera è bella carica. Sì, sono carichissimo. Adesso però lascerei il mio giochino. Ah, la sedia è viva. Vera, non è viva questa sedia. E perché si è mossa da sola? È solo una sedia con le rotelle. Cosa sono le rotelle? Sono queste cose qui. Ah, quelle che... Comunque, Vittorio, sai perché sono così felice oggi? No, Vera, perché? Che mi è arrivata la nuova maglietta della Vitto Family. Cosa? La maglietta della Vitto Family? Guarda, Vittorio, ci ho messo anche la mia zampa sopra. Sì, infatti, questa è la zampa autentica di Vera. Vera, vuoi dire tu alla Vitto Family dove si prendono le magliette? Sì, su Vittorio Loffredo e Bay. Esatto. Con questa qui diventerete dei veri e propri membri della Vitto Family. Ma bando alle ciance e iniziamo l'avventura di oggi. E per farlo devo leggere il prossimo indizio super segreto, top secret, che nessuno può leggere, solo i membri della Vitto Family. Posso leggere io? Ma certo che puoi leggerlo, Vera, perché tu fai parte della Vitto Family. Sì! Vera, non è un indizio, è un comando. C'è scritto non guardare Foxy. È stranissimo questo messaggio, cosa significa? Fa anche un po' paura non guardare Foxy. Infatti, vabbè, io la guardo. Beh, Foxy sta là, però non dobbiamo guardarlo? Troppo tardi, già fatto. Ah, ok. Ma mi sembra strano, che significa non guardare Foxy? Vitto Family, sicuramente il nostro acerrimo nemico, Capitan Gattini, sta soltanto cercando di spaventarci. Quindi, secondo me, dobbiamo... Vera, che cos'era quello? Mi sa che era un lampo. Capitan Gattini, un lampo in pieno giorno. Wow, questo è tutto quello che sai fare. E non c'è nessun mostro. Però non so, come la strana sensazione che sia successo qualcosa, ma non riesco a capire cosa. Non lo so, magari si... Vera! Sì? C'è un piccolissimo problema. Ecco, è diventata notte. Guarda, è tutto buio, non si vede più niente. Cosa? Ma com'è possibile? Ci deve essere un errore, no? Ho paura del buio, io entro dentro. Vittorio, fa qualcosa! Ma come diavolo è successo? Vitto Family, questo è un problema. Perché il lupo mannaro, che è il mostro grigio, agisce solo di notte. E adesso è notte, Vera! Non ti preoccupare, se si avvicina gli do un bel pugno in faccia. Sì, hai ragione, Vera. Anche se si dovesse avvicinare, gli diamo una bella zampata in faccia. Perché la Vitto Family non ha paura di nessuno. È vero, Vera? Sì, ecco, sono un po' strettina, aiuto. Sì, certo, scusami, è solo che mi emoziono. Allora, Vera, ma quindi adesso quale sarà la sfida di Capitan Gattini? Cosa dobbiamo fare? Non ci ha lasciato nessun indizio, a parte quello di non guardare Foxy. Vera, questo significa solo una cosa.
pupazzi sono maledetti! Sì, vabbè, dai, ma dove stanno cose? Cosa i pupazzi sono? Sì, lo so, Vera, cosa possiamo fare adesso? Non lo so, Vittorio, ma la colpa è di Foxy, quindi adesso lo devo interrogare. Vieni qui, stupida volpe! Vieni! Adesso ti sbavo qua sopra se non parli! Niente di questo! Ah, nessuno può resistere alla tortura della saliva di Vera. Però Vera, se sapesse parlare avrebbe già parlato, quindi mi sa che non è vivo Foxy. E invece sì, adesso ci salivo sopra. Beh Vera, una cosa è certa, dobbiamo prestare attenzione ai pupazzi. Un altro lampo, perfetto. Vera, i pupazzi sono scomparsi. Ma cosa? Erano qua un secondo fa, un lampo, sono spariti per nulla. Vittorio, anche Foxy è scomparso. Come è scomparso pure lui? Ma ce l'avevi in bocca prima. Non lo so, all'improvviso un lampo e puff, non c'è più. Ma certo che è strano. Vera, ma cos'è questo messaggio? Cos'è? Prima non c'era. Ritrova i pupazzi, ma stai molto attento a lui. Vera, quindi significa che adesso dobbiamo ritrovare tutti i pupazzi al buio? Ma a noi non ci importa perché nessuno ci fa paura. Beh, vero Vera? Sì, hai ragione. Comunque Vera, la missione di oggi della Vitto Family è ritrovare i pupazzi, quindi andiamo di là. Sì, Vittorio, però io non so. Nemmeno per un gustosissimo Vera snack? Ah, è dal caso sì. Lo sapevo. Andiamo. Ecco qua, così vediamo meglio. Allora, non so, iniziamo a cercare dal corri... Vittorio, senti! Vera, li senti anche tu queste voci? Dov'è, li avete sentito anche voi? C'è qualcuno! Sentite! Il capo sarà fiero di noi! Sono le voci degli assistenti di Capitan Gattini! Ehi, voi venite qui! No, Vera, dove vai? Dove vai? Dove vai, Vera? Ah, ci hanno scoperto, scappa! Da dove venivano le voci? Provenivano da questa stanza! Sì, infatti! Vera, guarda qua! Abbiamo trovato l'hamburger e Freddy! Sì, vai! Due l'abbiamo trovati! Voi rimanete qui! Vitto Family, lo sapevo che trovare i pupazzi sarebbe stato un gioco da Aspetta un attimo! Vera, li hai messi tu questi due pupazzi qua sopra perché prima non c'erano! No, non sono stata io! Ma io prima sono passato nel corridoio! Non c'erano questi due! Oh, beh, salve ragazzi, posso... Succedono cose sempre più strane, perfetto, abbiamo trovato altri quattro! Voi rimanete qua, vero? Ok, vado! Dario, dobbiamo entrare qua dentro! Ok, Vitto Family, dobbiamo entrare qua dentro dove prima c'erano le voci! Andiamo! Salve, c'è nessuno qui! Salve! Ah, ok, così è molto meglio, bene! Vera, fai caso se vedi qualche pupazzo! Sì, pupazzi, dove siete? Vera, ma il balcone qui è aperto! Può essere che quelli che stavano parlando ci hanno sentito e sono usciti qua fuori! Ah, Vittorio, ho paura di uscire fuori! Sì, vado prima io! Accendiamo la luce! Ah, così è meglio, ok, allora, dove sono i pupazzi? Eccolo! Grande Vera! Hai trovato l'aragosta e il frocione! Sì, stupido frocione, parla! Ok Vera, adesso che abbiamo recuperato il procione ce ne possiamo tornare dentro perché fa freddo qua fuori e metti i brividi questo posto! Andiamo, ok? Gna, adesso tu parli, se no ti mangio la coda! Dammelo Vera, dobbiamo portarlo in camera! Vittorio, ma le persone che stavano qua dove sono ora? Chiunque fosse adesso se n'è andato, meglio non saperlo! Ecco qua, abbiamo recuperato tutti i pupazzi! Ma a me piace il panino perché è buono! Oh, è caduta l'aragosta! Ok, adesso che abbiamo preso tutti i pupazzi, che cosa dobbiamo fare? Perché io, a parte questo... Vera, chi è che ha chiuso la porta? Non lo so, Vittorio, ma io vado in camera perché non voglio sapere niente. Dai, Vittorio, coraggio, apri la porta. Perché non lo so io. Ecco, io non sono molto sicuro di farlo perché... Allora ci penso io. Sei un fifone, apri questa porta. Salve, chi c'è? Guarda cosa c'è qui. Cosa c'è? Ma è Foxy. Ma non c'è nessun altro nel bagno. Lo so, e allora è stato Foxy a chiudere la porta. Foxy è vivo, non lo so, Vera, è strano però. Se non è stato lui, chi è che ha chiuso la porta? Vai, in questa casa succedono delle cose sempre più strane. Bene, abbiamo ritrovato tutti i pupazzi adesso. Vera, è
è tornata la luce! Di nuovo al giorno! Sì! E vai, ce l'abbiamo fatta anche questa volta! E di nuovo giorno, splendido sole su nel cielo! Sempre a brillare, anche se è un po' nuvoloso oggi. Scusate, ma quanto mi liberate a me? Sì, genio, tranquillo, non ci siamo dimenticati di te, ti libereremo. Ah, grazie. Vitto Family, mi raccomando, iscrivetevi al canale, così libereremo il genio magico della lampada che ci aiuterà a trovare il tesoro di Capitan Gattini. E quindi, iscrivetevi! Bene, dunque, adesso leggiamo il prossimo indizio e continuiamo la nostra storia. Ed ecco il prossimo indizio! Vuoi evocare il genio magico per esprimere tutti i tuoi desideri? Per farlo clicca sulla faccia di Vittorio che è comparsa adesso per iscriverti e scoprirlo nel prossimo episodio. Dai avanti, clicca sulla faccia. Dai, semplice. Fatto? Bravo.